Buongiorno amici, oggi parleremo di questo Sony. Non si vedrà mai però. Lo SLV-E710. È un videoregistratore direi anni 2000, Sony. Un quattro testine hi-fi stereo, quindi direi che è già una buona cosa. Connesso a questo piccolo televisore Sony Triniton che era insieme al videoregistratore. E adesso andiamo a fare subito il test. Sony incluso il suo telecomandino. Sony con il sistema giochi in chat, deve andare ad accendere il videoregistratore. Ah no, ho schiacciato il pulsante sbagliato. Che non va. Sa che non ha le pile. Come sempre mancano le misteriose pile. Le prendiamo da qui. Come siamo ridotti. Che sta cadendo giù. Un attimo, raga, solo. Ho smontato sta roba qui e questo video farà una smerda. Allora, mettiamo un attimo queste batterie al telecomando. Sicuramente quando devo fare le prove non ci sono mai, ma noi le mettiamo lo stesso. Che si inserisce così. Ecco, una volta fatto, adesso dovrebbe accendersi se non sbaglio. Sì, infatti, come vedete, 00. Sentite i rumori del giro. Attiviamo il nostro ottimissimo televisore. Selezioniamo il Surge 2. Ecco qua. Andiamo a fare play. Sempre a proposito della visibilità, sulle strade statali di viaggiare sempre verso il centro della carreggiata. Perché? Perché potrebbe avanti veloce. Un ostacolo non ben eliminato. Avanti veloce. Funziona perfettamente. Indietro veloce. Play. Stop. Play. Pausa. Cerchi ricerca per velocità e limite. Pausa play. Sistema da fotogramma a fotogramma. Play. Sistema fotogramma per fotogramma. Aumentare, diminuire. Sistema show view. Vedete regolare l'orologio. Ok, adesso andiamo a vedere un attimo le impostazioni del nostro piccolo videoregistratore. Andiamo sul nostro menu. Poi vedete tutto che va su e giù, ma è il televisione.